E bella per YouTube, benvenuti e benvenuti in questo nuovissimo video di redstoneair.com. Oggi siamo qui per vedere una porta 4x4 che molto spesso vi ho mostrato quando mostravo il plot principale, però non ci ho mai fatto un tutorial, quindi direi che possiamo subito passare al tutorial. Per questa costruzione i materiali che ci serviranno sono 22 stick piston, 8 blocchi da costruzione qualsiasi per il circuito, 16 blocchi da costruzione per l'estetica del circuito, 2 slab, un blocco di input che potrebbe essere tranquillamente un blocco solido dello stesso tipo del circuito, ma io lo differenzio per differenziarlo, 2 fornaci, 16 osservatori, 8 filamenti di redstone, 8 tramogge, 2 comparatori e 2 ripetitori, una leva, 4 dropper e 2 blocchi da mettere all'interno dei dropper mentre droppano degli oggetti. Quindi passiamo subito a vedere il primo passaggio, ovvero quello dei pistoni, e immaginiamo di avere la nostra porta 4x4 in questa posizione. Bene, dobbiamo mettere 4 pistoni qui sotto a 1 di distanza, in questo modo qui. Poi, rispetto alle due linee centrali, bisogna mettersi sia da un lato che dall'altro 2 stick piston in questo modo, quindi sia da una che anche dall'altro lato, in questo modo qui. Successivamente bisogna mettere un pistone sticky in questa posizione, come se stesse ritraendo il blocco immaginario ritirato da questo pistone. Come vedete adesso può scendere. Successivamente ripetiamo la stessa operazione anche dall'altro lato e anche sopra, in questo modo qui, da una e dall'altra. Così abbiamo ottenuto questa forma. Ripetiamo anche l'operazione dei 4 stick piston nella parte superiore, quindi 1, 2, 3 e 1, 4. In questo modo abbiamo realizzato anche i 4 stick piston sotto, e ci mancano solo gli stick piston qua utilizzati nel circuito, quindi uno da questo lato in diagonale rispetto ai 4 stick piston che abbiamo piazzato in diagonale verso il basso, e anche uno dall'altro lato, in questo modo qui. Passiamo alla seconda fase, ci serviranno ora tutti i blocchi da costruzione solidi che abbiamo citato in precedenza. Iniziamo subito piazzando le due slab, una va in questa posizione qua nella riga dei pistoni in alto, subito dopo al pistone verso il basso, quindi sia da una che dall'altra nella stessa posizione. In diagonale ci mettiamo un blocco solido e anche di fronte in questo modo qui, e anche la stessa cosa nell'altro lato. Successivamente andiamo qua sotto dove c'era il pistone verso il basso e ci piazziamo un blocco in diagonale in questo modo qui. Stessa cosa anche dall'altro lato, in questo modo. Ultimi due blocchi solidi di questo tipo vanno messi invece qua davanti a questi due pistoni verso il basso nella parte superiore. Ora possiamo passare alle fornaci. Le fornaci vanno messe qui sotto ai pistoni che guardavano verso l'alto, in modo da formare questa U a forma di barca. E il blocco di accensione basta metterlo in questa posizione qui. Inoltre, i primi 4 blocchi da costruzione li mettiamo qua, seguendo i pistoni. No, non era seguendo i pistoni. E inoltre, gli ultimi 4 blocchi da costruzione estetica la mettiamo in diagonale rispetto ai pistoni posti in questa posizione qua, sia da un lato che dall'altro. Passiamo oltre nella fase degli osservatori. Questa probabilmente è la fase un pelino più complicata per chi non è pratico con gli osservatori stessi. Quindi possiamo subito iniziare piazzando un osservatore sopra a questi sticky piston, sia da un lato che dall'altro, in questo modo qui. Dove abbiamo piazzato questo slab di fianco al pistone verso il basso, ci abbiamo piazzato un blocco. Ecco, ci puntiamo un osservatore in questo modo dentro, quindi con la freccia che punta verso il blocco. E poi saltando un blocco ce ne piazziamo altri due. In questo modo abbiamo 3 osservatori uno sotto l'altro. Ripetiamo l'operazione anche dall'altro lato, in questo modo qui. E possiamo piazzare ora altri 2 osservatori sotto al pistone, questo qua che abbiamo visto muoversi in precedenza, quindi uno in questa posizione qui, in modo che ci mostri la faccia se vista dal davanti, ed un altro nell'altro lato, in questo modo qui. Distanziato di uno dal blocco di input, ovvero davanti alla fornace, ce ne piazziamo un altro in questo modo qui, e anche uno in modo completamente speculare, ovvero davanti a quest'altra fornace in questo modo qui, in modo che la freccia punti all'interno di questo blocco che attualmente non contiene nulla. Passiamo ora sul retro, quindi arrechiamoci nella parte di dietro e piazziamo un osservatore che punta all'interno della fornace, quindi in questa posizione sia da un lato che dall'altra. E ne piazziamo altri 2 che puntano all'interno di questo sticky piston davanti in basso, quindi guardando sempre verso il basso si punta in questo modo qui, e anche dall'altro lato.
Quindi passiamo ora alla parte un po' più tecnica, la parte dove bisogna un po' utilizzare la redstone. Quindi ci serviranno 8 filamenti di redstone, i 4 dropper, i 2 comparatori, le 8 tramogge, 2 oggetti qualsiasi da mettere all'interno di alcuni dropper e poi 2 ripetitori. Partiamo subito dai ripetitori, ne posizioniamo uno in questa posizione e l'altro nella posizione speculare, in questa conca che si era creata con i blocchi estetici. Successivamente ci posizioniamo 2 filamenti di redstone sui 2 blocchi estetici sia da un lato che dall'altro. E ora è il turno dei dropper. Utilizziamo il ripetitore appena piazzato come supporto, quindi arricchiamoci qui sopra, shift, tasto destro, e in questo modo abbiamo piazzato il dropper senza cambiare il delay. Puntiamoci direttamente anche l'hopper al suo interno. Ripetiamo la stessa operazione anche dall'altro lato, quindi piazziamo il dropper e la tramoggia. Successivamente ci mettiamo un comparatore sopra lo slab sia da una che dall'altra e ci mettiamo all'interno già un oggetto. Quindi prendiamo il dropper, ci mettiamo dentro un oggetto qualsiasi e anche dall'altro lato nel medesimo modo. Completiamo quindi il turno dei dropper, ce ne piazziamo uno da un lato e uno dall'altra sopra alle coppie di pistoni che erano da un lato e dall'altra, in questo modo qui, in modo che l'osservatore veda il suo cambiamento. Inoltre sopra ci piazziamo un filamento di redstone sia da un lato che dall'altra. Piazziamo gli ultimi due ripetitori, uno che punta all'interno di questo sticky piston e uno dall'altro, quindi in questo modo qua sopra all'osservatore, al massimo di delay. E anche dall'altro lato massimo ritardo. Piazziamo quindi gli ultimi hopper che c'erano restati, quindi arricchiamoci nella parte dietro e a distanza di uno rispetto alla fornace ne piazziamo uno da un lato e uno dall'altro. In questo modo si attiveranno questi due sticky piston. Passiamo invece dall'alto di fronte e ce ne piazziamo qui sotto alla torre, uno da un lato e uno dall'altro, in questo modo qui. Successivamente appena dietro all'input ce ne piazziamo uno e anche dall'altro a uno di distanza ce ne piazziamo uno, in questo modo qui. Tocca ora invece agli ultimi filamenti di redstone che erano piazzati sopra a questi osservatori che abbiamo piazzato in precedenza a uno di distanza, in questo modo qui, sia da un lato che dall'altra, quindi 1, 2. Perfetto, siamo già giunti all'ultima fase, ci serviranno i 12 blocchi da costruzione estetici che non abbiamo messo in precedenza e la leva. Direi che possiamo piazzare subito la leva in questa posizione qui verso l'interno, effettivamente un po' scomoda da utilizzare ma è per rendere la porta più compatta. Potete tranquillamente utilizzare come input qua un filamento di redstone in questa posizione qui e dopo successivamente alimentare questo blocco con una leva, quindi in questo modo, però utilizzerebbe questo blocco che è fuori dal layout, quindi hey, io metto la leva qui per compattezza. Successivamente qua possiamo tranquillamente fare tutto il cerchio con dei blocchi estetici in questo modo qui, in modo abbiamo fatto tutto quanto il cerchio carino e successivamente penso che il gioco sia già fatto. Volendo possiamo piazzare gli altri blocchi estetici solo per estetica, quindi in questo caso lo metterò col vetro bianco in questa posizione qui in modo da nascondere completamente il circuito. Quindi direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando sostenete la serie dei redstone tutorial, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao. No, il mio biscotto, ah, molto meglio, ciao ciao.